Benvenuti Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Would You Rather, dove il vostro Gabby qui vi dispenserà dei consigli di vita e vi mostrerà come vivere la vostra vita perfetta. Ok, le prime domande di oggi sono, che poi mi hanno già scelto per me, ogni volta che entro nel sito qualcuno sceglie per me, però anch'io avrei fatto sta scelta. Mi chiedono se io avessi voluto avere la voce di Pee Wee Herman, che vi faccio sentire che razza di voce ha sto tizio. Guess I'll be on my way then. Per carità, dopo infatti viene pestato. Ecco. No. Penso che prendo la voce di Morgan Freeman, anche se devo essere vestito terribilmente, perché dicono, ti prendi la voce di quello ma vestito bene? Ma avete visto, lui era vestito bene e l'hanno picchiato comunque. Sapete cosa? Meglio la voce di Morgan Freeman e vestito a barbone. Fidatevi dei miei consigli. Questa è bella. Qua devi dormire per un mese dentro un letto abbronzante. Ti scambieranno per un africano sicuramente dopo. Altrimenti, se non devi dormire là per un mese, devi dormire in una piccola valigetta per un mese lì. Quindi ogni notte dovrei buttarmi lì dentro? Dentro una valigetta tipo contorsionista? No, ragazzi, preferisco l'Africa, secondo me è un posto migliore. Allora, vorresti essere un robot o essere un alieno? Un robot? Se sei un robot non hai più la coscienza di te stesso, non hai più la coscienza, non puoi essere un robot e essere cosciente di essere robot. Che poi io sarei già un alieno per gli altri alieni. E quindi io sono già un alieno in un certo senso, quindi andiamo, sono un alieno. Prima mi ero anche dimenticato di scegliere, va bene. 56%? Vedete? Tutti hanno fatto il mio intelligentissimo ragionamento a quanto pare. Vorresti essere un hippie o un gangsta? Peace and love, voglio essere un hippie. Infatti, fate l'amore, non la guerra, che poi i gangsta vanno a sparare in giro, fanno fuori le persone. Gli hippie fanno fuori al massimo se stessi con un po' di botte di droga, ma per il resto non fanno male ad una mosca. Vorresti avere due mani sinistre o due piedi sinistri? I piedi a cosa servono alla fine? Due mani sono più importanti perché io sono destro. Se ho due mani sinistre non riesco più a fare niente, non posso più fare video, non posso fare... Al limite, noi gamers, a cosa ci servono i piedi? Stiamo sempre seduti. A 22 anni a giocare ai videogiochi. Fai i piedi, vabbè, per fare una passeggiata, al limite ti fai portare da tua mamma. Con un carro attrezzi, non lo so, in giro, però... E vedo che tutti abbiamo pensato così. Woo! Vorresti ascoltare soltanto i Beatles tutto il santo giorno o ascoltare soltanto i Rolling Stone? E io adesso, se dico Beatles, arriveranno i fan dei Rolling Stone che mi tirano pietre. Se dico che ascolto i Rolling Stone, arrivano i fan dei Beatles che mi tirano bottiglie. Dai, ho buttato Beatles. Comunque sì, di preferenza io preferisco veramente i Beatles, anche se non ascolto entrambi alla fine. Non è che sono né un fan dei Beatles né un fan dei Rolling Stone, però quelli che ho ascoltato di più quando mi capitava di ascoltare musica erano i Beatles. Ok, no dai, no, questa no. Mi chiedono, vorresti mangiare lo stesso tipo di pasto 3 volte al giorno per il resto della tua vita? Oppure... mangiare un sandwich alla merda una volta al mese. Cioè, puoi mangiare quello che vuoi, però devi mangiarti un sandwich alla merda, sei costretto. Oh, santo cielo, ma io già adesso mangio quello che voglio e non devo mangiare merda. Perché dovrei? Però qua sei costretto. Allora, sono entrambi... Alla fine diventa merda anche quello che mangi sempre. A forza di mangiare lo stesso pasto sempre, prima o poi non ce la fai più, diventa merda. Sono sicuro che prima o poi avrei gusto di merdume, anche se mangi sempre lo stesso pasto. Quindi alla fine non è tanto diverso mangiare un sandwich alla merda. E poi c'è il pane, che ti aiuta. Là hai merda e basta, invece sul sandwich alla merda hai il pane, che ti aiuta un po'. Ma che cavolo! Che schifo! Ah, va bene! Perdonatemi! Con il senno di poi... Mi sto pentendo della scelta. Questa è bruttissima. Devi mangiare del cibo davanti a dei bambini morenti. Tipo, sapete quelle gare americane dove ti mangi un sacco di hot dog di fila? E quello che resiste di più te li danno gratis, ma poi tanto muori e hanno un contratto con l'ospedale sicuramente, perché mangiare tutti quegli hamburger muori sicuro. Davanti poi a dei bambini che stanno morendo di fame.
È orribile. Oppure rubare dei sacchetti pieni di soldi, penso, da un'associazione di beneficenza americana che si chiamano l'Armata di Santa Claus. Beh, preferisco rubare i soldi ai servetti di Babbo Natale. È meno brutto all'inizio, poi con quei soldi potresti fare beneficenza, no? Rubi a quelli che fanno beneficenza per fare altra beneficenza. Vorresti essere costretto a guardare TV tutto il giorno, proprio costretto, o non guardare TV affatto? Beh, sinceramente io non sto più guardando la TV. Da quando faccio YouTube, da quando c'è YouTube, io guardo tutto in internet, non guardo quasi mai la televisione. Quindi penso che non avrei problemi a non guardare mai la TV. Oh, e vedo che siamo anche la maggioranza. Fatemi sapere anche voi nei commenti, c'è qualcuno di voi che guarda ancora la TV? Cosa fareste voi al mio posto? Vorreste non guardarla mai più o essere costretti a guardare solo quella tutto il giorno? Fatemelo sapere, sono curioso. Ok, vorresti sapere come finisce il mondo oppure quando finisce il mondo? Interessante, una domanda abbastanza intrigante. Beh, sapere come finisce il mondo è brutto, perché tu lo sai ma non puoi farci niente, non sai quando succederà. Sai il come e questo ti rende triste all'interno. E invece se tu sai quando finisce il mondo, non so, puoi diventare un astronauta prima e sfuggire dal mondo. Penso questa, quindi è molto meglio questa. E come vedo, anche questa è stata la scelta che secondo me è la più intelligente. Vorresti che tutto ciò che tocchi diventa sabbia oppure tutto ciò che tocchi diventa oro? Io avevo un libro da bambino che c'era una storia di sto re che toccava tutto e diventava oro. Era tremendo, era un horror. Però anche che tocchi tutto e diventa sabbia, anche quello è tremendo. Sapete cosa? Secondo me è meglio che diventa oro. E ve lo spiego subito. Perché immaginatevi che tu tocchi tua mamma per abbracciarla per sbaglio e quella diventa sabbia. Non la vedi più. Almeno se diventa una statua d'oro, ha l'aspetto di tua madre. E in un certo senso non ti dimentichi di lei. Se diventa sabbia, la metti là nella tua porta sabbia vicino al letto come tipo le ceneri dei morti? No, no, no. Almeno se diventa d'oro ce l'hai ancora. E poi quando tocchi un amico, non hai trovato soltanto un amico, hai trovato un tesoro. E vabbè ragazzi, la sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio di Would You Rather qui. Siete entrati con me nel mondo della follia, dei miei ragionamenti contorti nella mia mente. Spero che vi sia piaciuto e ne siate usciti, insomma, migliori, cambiati e soprattutto sani di mente. Ma per questo episodio era tutto, io spero che vi sia piaciuto. E quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! I giochi del Dr. Money! Allora, sono stati difficili, fammelo sapere! Ma guarda ragazzo, erano così difficili che ho stoppato al secondo livello, ho preso la seconda gamba che mi ha dato Salvador e questa volta me la sono tirata in testa e sono svenuto.